Santo Stefano Quisquina, ventesima sagra del formaggio e dei prodotti tipici. Si rinnova questo appuntamento che è ormai una tradizione. Sì, come dice lei, è diventato ormai un appuntamento che ormai abbiamo calendarizzato all'inizio dell'anno. Facciamo un calendario di tutti gli eventi ed è inserita la ricorrenza a questa festa, la sagra del formaggio, che poi chiamarla sagra è un poco riduttivo, perché ormai è diventata la vetrina di tutti i prodotti di Santo Stefano Quisquina, di tutti i prodotti tipici. Oggi qui trovate tutto, non trovate solo il formaggio fa da traino, ma ci sono tanti altri prodotti come l'olio, adesso i grani antichi, la pasta fatta con i nostri grani antichi, il miele e tanti altri prodotti, le conserve, i prodotti della pasticceria. Quindi ormai Santo Stefano si è proiettato in questo modo all'esterno con un paniere di prodotti tipici che si possono trovare ogni giorno, ogni fine settimana chi viene a Santo Stefano può trovare questo, può trovare i nostri prodotti nei ristoranti. Poco fa parlavo in un'altra intervista anche della pizza fatta con i grani antichi di Santo Stefano, quindi non è la semplice pizza che uno va a mangiare, una famiglia va a mangiare così tanto per uscire. Santo Stefano viene a mangiare la pizza fatta con il nostro grano. Poi, ripeto, tutto questo si coagula in un pacchetto più grosso che è l'offerta turistica di Santo Stefano, che adesso ai ristoranti si aggiungono anche le strutture ricettive, si aggiunge l'albergo diffuso, i B&B, le strutture agrituristiche, si aggiunge il country hotel con la piscina, con tutti i comfort, quindi un unico pacchetto che fa da coronamento a quello, alle cose nostre, ai nostri prodotti, alle nostre bellezze naturali, ambientali, alle nostre emergenze architettoniche, all'eremo della Quisquina, vedo la chiesa di San Calogero, la fattoria dell'arte, la chiesa di San Nicolo di Bari, Piazza Castello, insomma Santo Stefano penso che dopo un bel po' di tempo che il sistema turistico ricettivo di Santo Stefano sia decollato e oggi questa è la verifica che abbiamo fatto. Tutta questa gente che viene non viene solo per mangiare un po' di ricotta, è venuta ieri sera, è stata a Santo Stefano, si è fermata, ha fatto dei giri con le mini guide che abbiamo, siamo stati alla villa poco fa, ci sono le mini guide organizzate dalla scuola che danno informazione a tutti i turisti che vengono da fuori sulle bellezze naturali della nostra villa, sugli alberi, e trovate anche in giro le guide in giro al paese proprio che danno spiegazioni sulle cose che ci sono a Santo Stefano, sulle bellezze di Santo Stefano. Si rinnova l'appuntamento per questa festa, questa sagra che ormai è diventata una tradizione. Ma è diventata una tradizione, direi riduttivo, non solo una tradizione, è diventato un punto di riferimento dei sicani, perché quando parlo di sicani io voglio parlare dell'intero comprensorio e oggi questa partecipazione straordinaria ci riempie di orgoglio, ma non solo per la sagra, ma per quel minimo di programmazione, di progettualità che abbiamo posto in essere. Già dal 1° gennaio sapevamo che oggi ci sarebbe stata la sagra del formaggio e quando in una pubblica amministrazione c'è una sana programmazione poi alla fine i risultati arrivano. Questo è il percorso di atti amministrativi posti in essere già da parecchi mesi. Abbiamo programmato diverse fine di settore, abbiamo programmato e abbiamo scommesso su quei due segmenti turistici che la stanno facendo da padrona, il turismo relazionale e il turismo religioso. Per questo oggi fra qualche minuto avremo la degustazione della torta del pellegrino, non a caso abbiamo scelto Giuseppe Sparacello con la torta del pellegrino che vuole richiamare gli itinerari religiosi, la Magna Via Francigena con cui abbiamo stilato un protocollo d'intesa da qualche giorno e l'itinerario Rosalie. Così come la promozione sul territorio, l'albergo diffuso Quisquina, alla partecipazione di importanti fili del settore, sono un percorso amministrativo e che poi oggi la fa da corollario con questo momento di festa e di degustazione delle nostre eccellenze lattiero-casearie. Giuseppe Sparacello porta anche qui a Santo Stefano Quisquina la torta del pellegrino, ormai famosissima, possiamo dire, in tutta Italia e in tutto il mondo.
Sì, oggi è un piacere trovarmi qui in questa meravigliosa sagra, appunto presenteremo la torta del Pellegrino, ormai diventata un must della pasticceria dei Monti Sicani, l'abbiamo presentata qualche mese fa sui canali della RAI, è una torta che ci identifica e rappresenta il territorio, dalla ricotta che contiene all'interno, agli agrumi, alla farina di mandorle, ai grani antichi come la Maiorca. Quindi cerchiamo di portare in alto quelle che sono le eccellenze del territorio. Questa edizione è sempre un successo, vediamo sempre un'affluenza di tanta gente, però non vogliamo fermarci solo con la sagra, ma vogliamo puntare con le fiere che già abbiamo fatto a Milano, vogliamo far conoscere il nostro prodotto veramente genuino dei Monti Sicani. Ci stiamo attivando, speriamo che sappiate che siamo in campagna elettorale, ma non voglio fare campagna elettorale, mi sembra una cosa retorica. Speriamo che saremo di nuovo confermati con questa amministrazione e cercheremo di continuare a portare avanti la nostra battaglia per fare promuovere il nostro prodotto. L'opinione di un produttore che da anni che partecipa a questa sagra. Sì, salve a voi, sono Simone Massaro, sono appunto produttore di latte, un allevamento di bovini da latte qui nel territorio di Santissima Quisquina e sentiamo il dovere di ringraziare questa amministrazione che per il quinto anno consecutivo non ha fatto perdere appunto la tradizione della sagra del formaggio. Per molti anni è stata fatta sporadicamente, tipo qualche anno si faceva, qualche anno non si faceva, invece adesso è stata proprio inserita da statuto con la Francesco Cacciatore in modo tale che ogni anno la sagra si ripeta proprio nel giorno della prima domenica di maggio. E questa cosa diciamo, è una cosa bellissima per il nostro territorio, appunto che sono molte attività produttive riguardanti il lattiero caseario. E io personalmente ho un distributore automatico di latte fresco, comunque sono presenti tutti i vari produttori di formaggi e latticini. E diciamo che è un momento bello perché valorizza sicuramente il nostro territorio e quindi lo fa conoscere comunque in Sicilia e comunque nei dintorni come un prodotto vero e proprio di nicchia, come il formaggio appunto tanto siamo a Quisquina.